Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Ieri sera è Pescara a cantare O Vita Mia, grazie a Oddo e alla sua squadra che ci ha regalato una notte magica contro il Napoli. Nel primo numero di replay, nonostante questa voce che manca, però l'emozione non ha voce, e proprio il Pescara ci ha regalato grandi emozioni contro i vice campioni d'Italia. Il primo numero stagionale di replay per un Pescara che in Serie A ha fatto davvero una splendida figura. Replay quest'anno vi presenterà dal prossimo numero tantissime sorprese, una location nuova, tante novità, però abbiamo scelto questa sera di ripartire dallo stesso studio dove abbiamo festeggiato la promozione in Serie A. E da questo studio si riparte perché il sogno continua dopo la prestazione offerta dai biancoazzurri di Oddo contro il Napoli. Ovviamente saranno giorni dedicati anche al mercato. Il Pescara ha ufficializzato già la giornata di ieri l'arrivo di Simone Pepe, oggi è stato ufficializzato anche l'attaccante Baybek, e poi ci sono ancora tante sorprese che potrebbero venire fuori da questi ultimi giorni di mercato. Dunque i tifosi sognano, ieri grande spettacolo di pubblico, di colori, poi vedremo quanto è accaduto nell'arco di questi 90 minuti, e questa sera abbiamo voluto invitare nel nostro studio tutti coloro che lo scorso anno hanno presenziato più volte nel nostro parterre. Dal prossimo numero di replay tante tante novità. Ringrazio subito i colleghi Paolo Renzetti, buonasera Paolo, che ieri ha curato per noi ovviamente la diretta su TV6 e le interviste negli spogliatoi con il profumo di Serie A, ci sono state anche tante novità. Poi saluto il collega Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, ben rivisto. Ritrovo anche Riccardo Clinco, che anche quest'anno curerà la trasmissione su Telemax, buonasera Riccardo, ben rivisto. Qui alla mia sinistra l'altro collega Luca Pennese, buonasera. Buonasera. Luca, in grande forma dopo le grandi partite a tennis, e poi sempre con piacere ritrovo il collega Silvio Salone. Buonasera Silvio. Ovviamente un ringraziamento a Maurizio Daguin, regia, e un ringraziamento particolare ad Andrea Costantini, che anche quest'anno sarà il mio braccio destro in regia. Buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera a te, buonasera a tutti gli ospiti e agli amici da casa. Non cambiano i modi per interagire con la trasmissione replay, dunque se volete da casa potete prenotarvi telefonicamente allo 085 93 0020, oppure potete inviarci dei messaggi al 392 623 7060. È un lunedì senza partite, senza anticipi e posticipi, non gioca neanche la Serie B, che è un campionato che quest'anno guarderemo in maniera molto più distaccata, ma siamo qui per interagire appunto con i telespettatori e per proporre anche delle novità dal punto di vista social, come anche nel nostro costume. A te. Grazie Andrea, ovviamente quest'anno il lunedì riproporremo le interviste, i filmati, perché si gioca di domenica, soprattutto nelle prime giornate si gioca in notturna, infatti anche la prossima partita al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo si disputerà alle ore 20:45, e poi ci sarà la sosta di campionato nella prossima gara casalinga con l'Inter, si tornerà all'orario tradizionale delle ore 15 di domenica. Dunque grande entusiasmo a Pescara per la prima di Serie A. Chi se l'aspettava? Riccardo Clinco. Ma guarda, il 2-2 dell'inizio della partita credo che sia un risultato che avremmo sottoscritto tutti. Vista tranne la partita, Oddo però. Come? Tranne Oddo. Tranne Oddo. Beh, giustamente l'allenatore è chiaramente... Nemmeno io. Non fa notizia, ma nemmeno io. Che firmi prima di giocare? Si firma mai? Non si firma. Va bene, però il pareggio, una neopromossa che pareggia in casa con una squadra che fa la Champions League, comunque io ti dico l'avrei firmato all'inizio. Poi vedo la partita e devo dirti che abbiamo fatto un primo tempo veramente esaltante, dopo i primi minuti che c'è stato un attimo di,
un po' di comprensione della Serie A, e un secondo tempo invece su cui probabilmente abbiamo avuto un calo, abbiamo avuto anche un po' di timore, abbiamo avuto anche paura di perdere a un certo punto la partita. Però devo dirti che due squadre che hanno giocato comunque entrambi senza il loro centravanti, perché il Napoli era senza Higuain e noi eravamo senza la Padula, e quindi le azioni da gol alla fine non sono poi state tantissime. È stata una partita molto bella, una partita, ti dico, forse inaspettata da parte nostra, per come abbiamo giocato la palla, per come abbiamo giocato, cioè, e quando abbiamo giocato come sappiamo giocare. Devo dirti che c'è stato veramente delle azioni di calcio entusiasmanti, tra cui voglio sottolineare la prova di Ben Ali, che è stata veramente, mi ha veramente impressionato con questo gran gol e anche con la seconda azione, ma soprattutto sulla seconda azione, che ha fatto questa finta che ha fatto fare il secondo gol a Caprari. Devo dire che era un ragazzo che l'anno scorso dicevamo chissà cosa farà in Serie A. Se queste sono le aspettative, siamo tutti molto felici. Francesco, ti aspettavi questa prestazione, oppure è anche vero che in pochi pensavamo a un rendimento del genere, no? Credo che un primo tempo come quello di ieri, tanto da mettere sotto con il doppio vantaggio il Napoli, non se lo poteva aspettare nessuno. C'era grande fiducia in questa squadra e nei giocatori, perché alla guida c'è un allenatore che ha dimostrato di essere bravissimo, e non aggiungo altro. Poi nel secondo tempo, dall'altra parte, e qui vado oltre quello che diceva il nostro amico, dall'altra parte c'era il Napoli, ossia non possiamo vedere solo il nostro orticello o il nostro giardino. Il primo tempo un grande Pescara, il secondo tempo il Napoli evidentemente ha riordinato le idee, in campo era messo diversamente. Lui ha detto che non c'era l'attaccante, però il Napoli aveva prima Gabbiadini e poi Milik, che non sono giocatori. Il Pescara senza la Padula ha fatto due gol, il Napoli senza Higuain ha fatto due gol. Non ci sono più le migliori fortune ad entrambi, soprattutto alla Padula, che ancora non può giocare nemmeno un amichevole perché è ancora sotto infortunio. Nel primo tempo in campo c'è stato solo il Pescara, non lo diciamo noi, ma lo dicono tutti quelli che hanno visto la partita a qualunque livello. Nel secondo tempo è uscito fuori il Napoli, che non dimentichiamo, Higuain o non Higuain, è la squadra vice campione d'Italia, è una squadra che punta, nella peggiore delle ipotesi, secondo il programma del Napoli, ha un posto in Champions. E siccome il posto in Champions te lo garantisce o il primo o il secondo posto, vedete un po' il Pescara con chi ha pareggiato e chi è stato capace di mettere sotto. Non dimentichiamo che questa è la Serie A, una Serie A che a Pescara ha sempre riservato delusioni, tranne nell'anno della prima salvezza, 87-88, ma soprattutto l'impatto che c'è stato con l'organizzazione di gioco. Ecco, Silvio, tu che hai qualche capello bianco più grazie di noi, no? Grazie. E a chi si può paragonare questa squadra al Pescara del passato? Parlo di organizzazione di gioco in Serie A. Molti dicono sì, il primo Pescara di Galeone aveva mantenuto quell'intelaiatura e riusciva a imporre le proprie idee con un atteggiamento tattico diverso, forse più spregiudicato rispetto a questa di oggi. Ma questa sembra proprio la squadra più completa per arrivare all'obiettivo della salvezza. Io credo che non si possa paragonare a nessun altro precedente, quello di oggi, perché qua c'è una grande novità a Pescara, che è l'allenatore. Questo allenatore dà fiducia. Quando dicevano anche loro te l'aspettavi o non te l'aspettavi, io me l'aspettavo, ma mi aspettavo una grande partita del Pescara, poi il risultato viene anche in modi diversi. Pescara dà fiducia al di là degli uomini, Ben Ali o chiunque altro, cioè tu sai in partenza che la forza di questa squadra è il gioco, e quindi il gioco lo dà l'allenatore. Quindi la forza del Pescara è Massimo Oddo. Massimo Oddo, sicuramente. Su questo siete tutti d'accordo, Paolo Menzetti? Ma sicuramente, perché dopo torno a te, Silvio. Perché è un allenatore che tra l'altro riesce a trasmettere dei valori importanti alla squadra, ma soprattutto, ne parlavamo quest'estate, Oddo aveva insistito con la società dicendo sarebbe importante ripartire con il nucleo, l'organico dello scorso anno. E ieri abbiamo visto il Pescara giocare a memoria per un'ora, mettere sotto il Napoli, rendere davvero imbarazzante la prova della squadra di Sarri nel primo tempo. Ci sono state delle giocate che noi vedevamo l'anno scorso in Serie B, però ieri
ieri eravamo in Serie A, in una partita di Serie A, e di fronte non c'era, con tutto il rispetto, la Virtus Entella o il Trapani anche nell'ultima partita dello scorso anno, ma c'era il Napoli. Perché? Perché il Pescara gioca a memoria, perché c'è un allenatore che quest'estate ha lavorato cercando di far capire ai nuovi quello che bisognava fare, avendo comunque quel nucleo di giocatori della passata stagione a cui aveva, diciamo, trasmesso il suo credo calcistico. Un Pescara che gioca bene, un Pescara che, se oggi andiamo a vedere i giornali nazionali, è stato giustamente esaltato, direi, perché questo è il termine giusto, dalla stampa nazionale, che sicuramente non si aspettava questo Pescara. Giustamente si chiudeva con il risultato di 3-0 e poteva starci, probabilmente ora staremmo a parlare di un miracolo calcistico che alla vigilia in pochi avrebbero immaginato. Quindi diciamo che il pensiero di Oddo di riconfermare il blocco della passata stagione senza puntare a nomi altisonanti, quindi questo modo di pensare anche insieme ai direttori e a Sebastiani è stato premiato, perché qui si parlava all'inizio del mercato, prendiamo la punta tipo Borriello, tipo Gilardino. Samba che fa Oddo prima della partita, quando qualcuno gli chiede appunto, sa, allora ci serve la punta, ci serve, io sto bene così, dice sempre, certo, se arriva qualcuno di più, ma io ho fiducia in questi uomini, quelli che ho a disposizione oggi, poi quelli che arriveranno, grazie, che chiaramente daranno ancora mano. Luca non è d'accordo. No. Lo dice sempre. Sì, adesso, sì, infatti sì. Lo sentiremo, lo riconferma, ma anche dopo, allora, la partita di ieri. Luca. Il punto di base è che Oddo per me è un predestinato, l'ho detto tante volte anche l'anno scorso, lo ribadisco quest'anno. Sul fatto che lui dica che sta bene così, lo fa perché ci crede, ma perché vuole ovviamente dare fiducia al suo gruppo, ma in cuor suo sa che per affrontare un campionato difficile come quello della Serie A manca ancora qualcosa. Io non vorrei che adesso si facesse l'errore inverso, quello di lasciarsi abbagliare della meravigliosa. Però scusami Luca, adesso lo sentiremo Oddo. Lui dice, se arriva buyback così come è arrivato, io sto bene così, a quello ci credi, cioè. Oppure è arrivato anche lì, secondo arrivato te lui Vabbè, a quel punto c'è Becchi, c'è pure Manai. Sì. Io mi auguro che sia due attaccanti, per Becchi io non lo conosco. Non l'ho fatto giocare all'inizio, perché lui crede la formazione, quella con Frosinone che gli ha dato soddisfazione, ha lasciato più o meno quella. Poteva benissimo giocare con una punta centrale davanti come Manai, che sta bene anche lui, non è che. Però non ha preferito continuare a giocare. Ma, come, cioè, voglio dire, i nomi non servono. No, i nomi non servono se hai tu comunque, se hai delle qualità, perché Buyback. Ecco, questa è la foto di oggi della firma di Christophe Buyback, il francese del Paris Saint-Germain, 23 anni, e dopo il colloquio con il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, che è un certo Kluivert, che ricordi nel Milan. E questo Buyback vanta un titolo under 20 con la Francia, lo scorso anno nel Saint-Étienne, arriva a titolo di prestito con diritto di riscatto. Perché è un giocatore che, da quello che mi risulta, è da 2-3 anni che viene indicato come un prospetto forte, molto importante, ma poi alla resa dei fatti ancora non l'ha dimostrato. La speranza è che le capacità di Oddo di dare un gioco, un'idea di gioco, possano aiutare anche questo giovane francese. Quello che diceva comunque non è vero, che ieri siamo rimasti tutti ammaliati dalla prova del Pescara, ma non esaltiamoci troppo, cioè davanti c'è un cammino lunghissimo. Certo, certo. Ieri il Napoli è sceso in campo con la prima mezz'ora, camminavano, forse, ma anche con un po' di presunzione. Ha sbagliato Sarri, che ha fatto giocare un ragazzo. Però all'inizio, i primi 5 minuti, sì, perché lì 5 minuti abbiamo sofferto noi. Stiamo parlando il giorno dopo di Pescara-Napoli, sì, e quindi per scambio faccio così, non si vede, ma io sto facendo le capriole per la felicità. Sì, mamma, poi dopo Pescara, dopo Sassuolo Pescara, no, parleremo di quella partita. Sono arrabbiato perché se Coda non che tanti lo dicono, adesso non esaltiamoci. Come non mi esalto dopo una partita come quella di ieri? C'è il giorno dopo l'esaltazione. Infatti io mica sto dicendo che il Pescara va in Coppa UEFA o in Champions. Stiamo parlando di stiamo commentando una partita che ha esaltato pure quelli che di solito non si saltano vedendo. Diciamo anche un'altra cosa, se posso interrompere. Quelli vicino a me dicevano, ma questa mi sembra una scuola di Serie A,
No, ma poi anche il secondo tempo, se posso intervenire un attimo, dopo il 2-2, in molti, io ero nell'ala sud della tribuna stampa dove c'erano tantissimi giornalisti napoletani, dopo il 2-2 qualcuno ha detto adesso gliene fa il Napoli, gliene fa altre due. Il Pescara è stato bravo a soffrire, a stringere i denti, in un momento di difficoltà, quando prendi due gol in 4 minuti, riesci comunque a reggere al cospetto di una squadra che lo scorso anno ha chiuso al secondo Francesco, posto. Francesco, non si può pensare all'Europa League, no? Eh? Quando sei simpatico. Sì, non lo è che vuole Salone si alza ma prende a schiaffi. Io non lo dico l'Europa scherzando. Non lo dico scherzando. Oggi no. Vediamo più avanti. Allora. Oggi bisogna esaltarsi giustamente e dare i giusti meriti a questa squadra per quello che ha fatto ieri contro il Napoli. Riccardo è più serio e riflessivo bene lui. Di no, voi. Contro, perché Riccardo? Rispetto sì, ma contro la Virtus Interna. Perché innanzitutto perché la prima giornata di campionato è sempre una giornata particolare, abbastanza tipica. Vabbè, questo lo dici perché ha perso l'Inter, quindi vuoi giustificare un attimo l'Inter ormai. La sconfitta. È un'abitudine. Non fa notizia. Però ti voglio dire, la prima giornata è abbastanza tipica e quindi qualche sorpresa può esserci. Però dobbiamo ricordare che la Padula l'anno scorso è stato il nostro miglior giocatore e quest'anno noi comunque un attaccante forte che ci garantisca almeno una decina di gol dobbiamo prenderlo. È arrivato Baybeck. Al di là non lo sai perché l'anno scorso nessuno di voi credeva che la Padula poteva arrivare a 15-20 gol. Sulla lui che era questo fesso qua cocco. Perché l'aveva visto per un anno, non scherziamo. Però avevi preso cocco. I 15 gol l'anno scorso, i 20 gol te li doveva garantire sulla carta cocco, poi adesso fortunatamente è esploso dopo. Quest'anno magari ne fa 25 buyback, secondo come si me, chiama, ma però sulla carta manca un attaccante che vai a vedere il curriculum, c'ha 15 gol in Serie A. No, però è un attaccante esterno, dai, poi magari si trasforma. Non dobbiamo, scusate. Quindi sei preoccupato? No, preoccupato no, però sicuramente la squadra da completare, così secondo me non va ancora bene, nel senso che serve. In che senso? Nel senso che serve, ad esempio, un centrale difensivo ancora dietro serve, perché secondo me non puoi affrontare un chiamo di Serie A con Zuparic dietro, ma te lo dico non per Zuparic che è un bravissimo centrale difensivo, però tu ricordati che di fronte hai sempre degli attaccanti che è la Serie A, è una Serie B e soprattutto davanti Manai, ieri l'ho visto, 19 anni, di prospettiva. Però devi anche considerare che poi hai infortuni, squalifichi, qualsiasi cosa, tu devi avere comunque un parco di giocatori competitivo. Infatti hanno messo Baybeck. Simone Pepe che bene. Sulla tre quarti in fase offensiva. È un giocatore che di grande esperienza. Aspetta, dopo parliamo di mercato perché daremo anche un'importante novità delle ultime ore di calciomercato. Bravo. Andiamo a sentire però Massimo Oddo perché riproponiamo le interviste dei protagonisti di ieri. Del Napoli non si è presentato nessuno in sala stampa. Iniziamo da Massimo Oddo che fotografa così la situazione. Dico sempre che a prescindere non firmo mai per un pareggio perché il calcio è uno sport. Nello sport non si va in campo per pareggiare o per perdere, si va per vincere. Quindi una squadra deve fare di tutto per fare del massimo e per poter raggiungere una vittoria. Poi a volte ci si riesce, a volte no. Oggi ci abbiamo provato, lo abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, mettendo in grande difficoltà il Napoli, giocando con coraggio, quella che è sempre stata la nostra prerogativa. Poi nel secondo tempo, la prima cosa che ho detto ai ragazzi fra il primo e il secondo tempo è non tiriamoci indietro, continuiamo a fare la partita, però poi ahimè ci sono anche le altre squadre davanti, oggi l'altra squadra era il Napoli. Non potevamo avere una condizione del 100%, ovviamente, perché siamo inizio campionato, la gamba è venuta un po' meno, la tensione nervosa di tanti dei miei ragazzi era comprensibile, molti all'esordio in Serie A, quindi un grande spreco di energie e la qualità del Napoli ha fatto sì che ci siamo abbassati, ma è inevitabile, ci mancherebbe. Saremmo stati dei fenomeni per fare 90 minuti così, però ci tengo a dire che ci siamo abbassati sì, ma ci siamo difesi con grandissimo ordine, lo abbiamo fatto molto molto bene, abbiamo sbagliato nel primo gol dove c'è stato un errore, poca aggressività,
mentre nel secondo è un errore che ci sta nel calcio, un liscio è venuto fuori. Quello è il rammarico, però per il resto ricordo un'altra parata di Bizzarri, ma abbiamo contenuto molto bene una squadra che è molto forte. Ma la società sa quello che serve. Oggi abbiamo concluso due trattative, quella della punta Baybeck e ci ha raggiunto anche Pepe, che ci darà una grossa mano perché è un giocatore che fa... Non lo sapevate? Ve lo dico io. Pepe. Pepe, abbiamo messo un po' di piccante nella squadra. No, Pepe, ex Juve, è un ragazzo che io conosco molto bene, capace di fare più ruoli. Sicuramente c'è bisogno anche di allungare un pochino la panchina e lui ci può dare certamente una grossa mano. Non che debba allungare la panchina, se merita gioca. Ma noi hanno venduto 10 milioni un giocatore al Milan, sarebbero dei pazzi a ridarcelo. A tutti tranne il Pescara, immagino. Se me lo danno me lo prendo, ci mancherebbe. Però credo che non sia una cosa fattibile. Grazie. E poi siamo a posto così davanti. Ecco, Oddo ha detto proprio nelle ultime battute, poi siamo a posto così con l'arrivo di Baybeck in attacco. Certo, se la Padula viene girato nuovamente al Pescara, se lo prende, no Silvio? Non ci serve, no, ma io volevo fare, sì, me lo devi consentire proprio due secondi, tutto una considerazione. Riguardo, io premetto che sono più grande simpatia per il Napoli, i tifosi, la città, tutto quanto, però c'è stato un comportamento della società che vorrei stigmatizzare. Si è comportata società male. Napoli calcio, Napoli. Sì. Cioè l'altra settimana De Laurentiis ha annunciato con un comunicato che alle interviste con Sarri avrebbe scelto lui i giornalisti, sì, cioè avrebbe invitato su lui su invito, sì, cioè è una discriminazione che mi sembra abbastanza antidemocratico, antisportivo, come vogliamo chiamarlo. Poi lo stesso Sarri mi ha deluso per un fatto: durante la settimana in ogni intervista ha parlato sempre del campo, non della squadra, parlava del campo, che ci si può giocare a Sochi e così via. Aveva ragione, però. No, la città si ha ragione, ma offendi una città. Che poi, ieri noi abbiamo girato i campi d'Italia. Ma ce ne stanno. Era vergognoso. Ieri. Ma ce ne stanno di campi. Di campi peggio. Di meglio. Ne abbiamo visti di campi. Sarri però ha avuto sempre parole positive per Pescara. Ha sottolineato questo problema del campo. Ha messo troppo l'accento sul terreno. Speriamo di trovare un terreno buono. Forse non aveva visto bene in settimana i suoi ragazzi e stava mettendo un po' le mani avanti. Poi l'ultima cosa sempre riguarda la società, perché ieri sera ce l'avevamo tutti. Silenzio stampa del Napoli, in sala stampa. Perché ha fatto un comunicato, tu Paolo l'avrai letto, dove dici che ha chiesto alla Lega, anzi ha detto alla Lega, che loro non rilasceranno dichiarazioni nei dopo partita esterni, soprattutto se si gioca di sera. Cioè sì, un'altra scelta che a me... Però sai che cosa pensiamo? Che di problemi già ne abbiamo tanti qui però, a Pescara, ci vogliamo prendere pure quelli di Napoli. Dà un po' fastidio. Sì, sì, però sarà un problema della stampa napoletana. Facciamo sì, ma se tutte le società dicono noi fuori casa non rilasciamo interviste, certo. Se sono solidari con Napoli, allora i giornalisti che stanno aspettando che arrivino gli interpreti della partita della squadra fuori casa, non lavoreranno più. Allora, torniamo però al calcio giocato, perché questa prima partita di campionato, come diceva pure Paolo Renzetti, ha lanciato il Pescara in campo nazionale. Oddo, che già in Serie B era molto considerato, in Serie A ha tutta un'altra cassa di risonanza. Però con te Riccardo volevo tornare sul discorso dell'affidabilità di questo organico. Tu prima dicevi c'è bisogno ancora di puntellare, ma con questo discorso non pensi che si tolga un po' di sicurezza a quelli che ieri per esempio hanno regalato quella grande prestazione ai tifosi? No, il campionato è lungo, cioè non possiamo secondo me non avere comunque dei cambi adeguati, perché i cambi che abbiamo, che comunque dal organico dell'anno scorso... Infatti Oddo ha detto Pepe serve anche per una panchina più esperta, una panchina più lunga, ha detto anche che potrebbe giocare, però serve esperienza, ecco, forse serve esperienza. Serve esperienza, soprattutto serve
mantenere quell'equilibrio che abbiamo. Intendo dire, ieri mi ha veramente entusiasmato un giocatore al di là di Ben Ali, che è Biraghi, sì, che ha fatto quell'azione con la palla destra o l'uomo a sinistra che raramente si vede in Serie A, mandare a vuoto il difensore in questo modo. Ecco, ci chiedono se il Pescara è interessato a Bergessio. Sì, è stato tra i tanti nomi, però non Quanto c'è sempre. Nulla di concreto ancora. No, ma intendo dire, io non voglio dire che io ritengo che qualche giocatore, probabilmente con qualche minuto in più di A, possa servire, magari che accetti anche la panchina, che in caso, visto che il campionato è lungo, non ricordiamoci che l'anno scorso noi siamo a un certo punto del campionato, non avevamo più i centrali difensivi, siamo partiti con 5 centrali difensivi, siamo andati alle partite che ne avevamo 1,5. Sì, però quindi, non è che si possono presentare 10 centrali. Ma ti sto dicendo che comunque qualche giocatore di esperienza. Abbiamo fuori Campagnaro ancora, potrebbe rientrare però Campagnaro. Ci sono Fornasé, Campagnaro, Zuparic, 5 centrali forse bastano o no? Però Coda già si è infortunato. Sì, però ha preso una botta alle costole. Perdonami, io di questi ragazzi, forse un centrale difensivo forte sarebbe servito, secondo me. Ma io quindi dico, perché pensi che non arrivi questo giocatore? Perché la società che non penso vuole. Che non arrivi, io ho detto che servirebbe per me. Se tu mi fai la domanda, certo, io oggi come oggi, con questo organico, prenderei una punta forte e un centrale difensivo. È arrivato Bebek, che tutti ne parlano bene. Io personalmente non lo conosco, quindi fammelo vedere in campo, poi ti dirò come la penso. Sicuramente uno che arriva a squadra di Saint Germain. Tu il giorno dopo Pescara Napoli sei più preoccupato per il mercato, tu ovviamente che rappresenti il pensiero di molti sportivi, oppure sei soddisfatto per quello che hai visto? No, prevale sono, più questa soddisfazione o la preoccupazione di un organico ancora non completo? No, io sono soddisfatto del gioco espresso, sono soddisfatto della squadra, ma non mi faccio sicuramente illudere da un primo tempo fatto con una squadra come il Napoli, la prima giornata di campionato, che è un attimino da prendere le misure. Perché dicevo però quando prima, dici illudere sembrerebbe un fuoco di paglia quello del Pescara, che invece gioca a calcio così da un anno. Non dire quello che non penso, non è un fuoco di paglia quello che dico. Ti sto dicendo che il campionato è lungo, non ci facciamo entusiasmare da un primo tempo fatto alla prima giornata di campionato con il Napoli, che era un po' allo sbando perché con Gabbiadini davanti, che diciamo. Beh, si è capito benissimo il pensiero. Chi è d'accordo con Riccardo Clinco di voi? Io dico solo che. Sei d'accordo tu, Silvio? No, dico che perfino Allegri, che c'è uno squadrone, non dirà mai noi vinciamo lo scudetto. Bisogna stare attenti perché il campionato è lungo. Allora, ma certo, sono d'accordo. Luca? Non si può dire. Mio malgrado, sono d'accordo con Riccardo. Quindi non bisogna illudersi. Francesco? Io mica ho detto che ci dobbiamo illudere, io ho detto che oggi vivo una giornata con che viene il giorno dopo una prestazione come quella che c'è stata, perché ricordava bene Paolo, lì un'altra squadra può sbandare, prendi 3-4 gol e perdi la partita. Il Pescara ha dimostrato di saper anche contrastare un avversario come il Napoli, perché è vero che è ieri giusto. Gabbiadini ha giocato male, ma Gabbiadini dopo i 4 gol che aveva fatto nella partita precedente del Napoli, tutti i giornali hanno ricordato che viaggia una media di un gol ogni 104 minuti perché ha giocato poco. Insigne ieri ha giocato male, però Insigne l'anno scorso viene da una stagione, e allora sì, io non posso preoccuparmi, o per meglio dire mettere in risalto i problemi che forse oggi il Napoli ha, perché mi sembrerebbe fare un torto al Pescara che ha dato vita ad una prestazione del genere. Ma non sto dicendo che quello che dico io è giusto, io la vedo così, mi sembra proprio togliere i meriti a tutti i giocatori, all'allenatore e alla società, perché prima giustamente è passato inosservato un messaggio, come si chiamano adesso quelli là dei tifosi, che diceva a me Coda prima di quel grave errore era piaciuto. Infatti, io ti dico che ieri Coda e come si chiama quella centrale, Gioiberg. Vabbè, quello là, Gioiberg è lo stesso. Gioiberg ha giocato bene tutta la partita. Coda poi si è fatto male su, ma fino a quella fesseria aveva giocato bene. Se poi vogliamo rivedere la partita e vogliamo giudicare, il corpo dire non ma sono io d'accordo. Io sono d'accordo su tutto quello che hai detto, sono d'accordo. Io non sto dicendo, io sto dicendo un altro pensiero. Sto dicendo che
non mi illudo da un primo tempo. Ma nemmeno io mi illudo. Perché voglio stare con i piedi per terra e voglio. Come no, e ti dirò di più. Però ti dirò di più. A non illudersi sono. Ma perché mo c'è? Mo c'è i due partiti. Si sa che e ti dirò di più. Che quando hanno tolto i due fantasmi che erano in campo, che erano Gabbiadini e Insigne, ha inserito Mertens. Merz ha fatto quello che ha voluto ieri sera. Diciamo la verità. Quante parate ha dovuto fare in 90 minuti contro il Napoli, Bizzarri, Riccardo? Tre parate. Ma ti ho detto che il Napoli tre parate. Ma io ti sto dicendo. No, perché poi nel secondo Napoli... tempo è vero che il Napoli ha premuto, ha attaccato, ma quanti tiri in porta? Quante occasioni da gol ha creato il Napoli? Ma io ti sto dicendo, Paolo, che ha giocato bene il Pescara, non ti sto dicendo che ha giocato male. Sto dicendo che ha fatto una grande prestazione. La tanto vituperata difesa del Pescara, che lo scorso anno qualche problema aveva dato in Serie B, ieri al cospetto di Gabbiadini, Insigne, Milik, Mertens, però puoi quanti... anche considerare che hanno sbagliato la partita loro. Però non, sì, non ma è anche giusto che quando gli altri giocano male sbagliano. Quando, no, cioè, Ricca, sono... ma è normale. Se Napoli ha giocato male, io voglio rimanere Ricca, se sarà stato qualche merito del Pescara. Bravo, Ricca, se l'oggettività, se il Napoli ha giocato male, sarà ti sto dicendo grandi meriti, ti sto dicendo che devono rimanere con i piedi per terra. Ma certo, ma quello è normale, ci rischiamo tutti quanti. Ma no, quando è che io ti ho detto che andiamo a Sassuolo e facciamo tre gol a Sassuolo, poi forse magari ne facciamo tre all'Inter, può pure essere, perché quando pensa all'Inter spando cado dalla sedia. Ma ha detto questa battuta e chi si illude? La Serie A è fatta in 90 minuti, l'ha fatta Reina su Biraghi. Brava, la Serie A è fatta di squadre della medio bassa classifica che ti perdono 5-6 partite, se ne manca accorgi come succede. Conoscendo Oddo, lui è il primo ad essere umile calcisticamente parlando, quindi è il primo a non montarsi la testa dalla prestazione ottima di ieri sera per quanto riguarda il primo tempo, è il primo che sta coi piedi per terra. Oddo è uno che ha una capacità interpretativa sia del calcio che nel rapporto con i giocatori, che riesce a creare quella umiltà giusta per non illudersi. È tutto come giusto quello che dici tu. Aggiungo, chiedo scusa, il secondo tempo è vero che Mertens, come si suol dire, ha sparigliato la partita, ma stiamo parlando di un giocatore che è ai massimi livelli da sempre, quindi non è un giocatore qualunque. Nel Napoli è una riserva. Il primo gol, è una super giocata. Il primo gol, il primo gol di Mertens è una super giocata di Mertens, non è uno sbandamento della difesa o dei giocatori. C'è stato poco pressing su. Vabbè, ma la Serie A è questa, lo sapete meglio di me, ossia la differenza la fanno le giocate dei singoli, la maggior parte delle volte. Al Napoli il rigore che era stato prima assegnato dall'arbitro e poi l'addizionale Rocchi ha annullato. Vediamo subito l'azione con il fallo subito dal portiere Bizzarri. Ecco, questa è l'azione anche da un'altra inquadratura e diciamo che sono stati bravi tutti e due, l'arbitro e l'addizionale, che dopo il colloquio, infatti vediamo che il portiere non subisce fallo, così come non subisce fallo Milik. Siete d'accordo o no? Silvio, ecco tu. Io sono del parere che intanto il fallo sul portiere è precedente all'episodio della difesa. Se tu dici che non era fallo sul portiere, cade ogni discorso. No, allora, c'è nemmeno l'altro fallo, quindi non c'era rigore. Quell'altro fallo, mo ci vuole, il regolamento insegna, quello è un gioco pericoloso. Il gioco pericoloso va punito con calcio in punizione a due, sì, anche in area. Mai rigore, quello non era mai rigore, come tutti quanti a dire rigore, non esiste. Ha avuto ragione Rocchi, l'addizionale. Certo, certo. Cioè è un episodio da calcio a due in coraggio, area. Ha avuto grande coraggio, però, perché se tu vedi, se rivediamo l'immagine, innanzitutto Rocchi era vedi, gioco pericoloso, era alzato in piede all'altezza della testa dell'avversario. E poi seconda questo cosa, è un gioco pericoloso, pulito col calcio di punizione di secondo. Ad ammettere l'errore, esatto, è stato bravo, perché ha sentito il parere del suo. Quello che è successo ieri non accade spesso nei campi di calcio. Beh, però in Serie A con tutte le credo che abbia qualche
partita alle spalle, forse rispettato. Ma se non ci fosse stato Rocchi, ci fosse stato un altro addizionale lì? Non si sarebbe forse presa anche ma, allora, perché, ma gli addizionali perché ci stanno? Anche volevo per darvi la battuta e segnalare determinate cose che non vedrai. Voi l'avete sull'Inter, se alla Juventus sicuramente. No. Allora, dai, andiamo a vedere il secondo, secondo episodio, sempre su Mertens, e qui si vede chiaramente il fallo che c'è stato sul portiere Bizzarri, ecco l'estremo difensore che agguanta il pallone e Mertens che cerca di strapparlo, è molto nitida questa immagine, nettamente è da regolare, no? È irregolare. Ecco, forse c'è l'errore perché qui bisogna dare il calcio di punizione al Pescara e non il calcio d'angolo, forse a favore del Napoli, ecco, forse questa è l'unica pecca. Che gli ha tolto il pallone alle mani. Esatto, chiaramente queste immagini nella disponibilità di Bizzarri. Queste immagini chiariscono il tutto. Bizzarri, sì. A proposito, Enrico, scusa se ti ho interrotto, ma stavi dicendo quello che volevo dire io. Vogliamo dire due parole su questo portiere di 39 anni? E infatti stavo che... annunciando l'intervista e poi parliamo di lui. Bizzarri tra i protagonisti del Pescara di ieri. Albano Bizzarri, 2-2, un risultato importante, lo avresti firmato, lo avresti previsto alla vigilia? No, ma previsto, non lo so, noi giochiamo per vincere, bisogna essere realista, bisogna dire che tutti e due le squadre hanno giocato una grande partita, hanno fatto, abbiamo avuto tutti e due le occasioni giuste. Penso che il pareggio è un risultato giusto, però al di là di tutto siamo contenti perché l'approccio di tanti giocatori giovani con la Serie A è stato positivo, quando si è potuto giocare si è giocato e quando si è dovuto soffrire un attimino si è sofferto, e questa è la mentalità giusta, no? Mischiare tutte le due cose e andare avanti, sarà un cammino lungo, però molto molto contento. Primo tempo da sogno, lo possiamo dire, Bizzarri, secondo tempo, come dicevi tu, c'è stato da soffrire un pochetto. Cosa vi siete detti all'intervallo? All'intervallo ci siamo detto che bisognava andare avanti come se la partita la stavamo perdendo. Lo che passa è che, bueno, che tu, quando c'hai davanti una squadra del genere, con grandi giocatori, con grandi idee, non è facile mantenere un risultato. Il calcio non è che quando uno vince 2-0 già è chiuso. Per fortuna, come ti dicevo prima, dopo il 2-2, che è stato un momento di un po' di confusione, abbiamo saputo mantenere le cose diciamo come stavano e abbiamo dopo recuperato un attimino più la palla, no? Che era lo che ci mancava. Vogliamo un attimo raccontare, Albano, quello che è successo nel secondo tempo in occasione del rigore prima fischiato da Giacomelli e poi c'è stato questo ripensamento del direttore di gara. C'è stato probabilmente anche un fallo ai tuoi danni? No, l'arbitro, l'assistente, l'aveva fischiato fallo su di me. Si vede chiaro che c'è un giocatore del Napoli che finisce sopra di me nell'area piccola, quindi non ci sono discussioni. L'assistente l'aveva comunicato all'arbitro che era rigore, scusa, che era fallo al portiere, l'arbitro non l'ha ascoltato, ha fischiato rigore. Sono stati tutti e due bravi, l'arbitro assistente a continuare con la sua opinione e l'arbitro a tornare indietro. Detto questo, bisogna dire che non era rigore, sino giocata pericolosa. Ti chiedo un'ultima cosa. Nessuno lo sta, che lì vengo dalle A di altri, nessuno lo sta dicendo, però la realtà è quella. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo ai nostri microfoni. Poco fa il presidente Sebastiani ha ufficializzato l'arrivo di Simone Pepe, che tu chiaramente conosci molto bene. Dici un po' qualcosa su Simone. Sì, ma Simone è un ragazzo che conosco molto bene, ci può dare una grande mano, ha un'idea simile a quella di questi ragazzi, di giocare bene con la palla al piedi, veramente che penso che è un grande acquisto del Pescara, è un ragazzo che sta motivato, che io ho parlato con lui oggi, che ha visto la partita, che è molto contento di come gioca la squadra e ci darà una mano. Ecco, abbiamo sentito Bizzarri che parla di Simone Pepe, giocatore che ieri è stato annunciato negli spogliatoi anche dal presidente Sebastiani. Pepe compirà 33 anni il 30 agosto, l'anno scorso 22 partite e 3 gol proprio con il Chievo, dove giocava anche Bizzarri. Beh, la carriera di Pepe si conosce, Juventus, Udinese, Palermo, Piacenza e Teramo, ricordi Francesco, nel 2002-2003 con 31 partite e 11 gol. Allora, vi dico dalla regia che c'è qualche sportivo in diretta telefonica. Pronto TV6? Pronto Enrico, buonasera. Sì, con chi parliamo? Mi senti?
Sono Antonio di Girolamo. Buonasera Antonio, ben risentito. Saluto tutti. Grazie. Io sto vedendo la trasmissione, mi sembra assurdo dire che il Pescara ieri ha fatto una partita che io sono rimasto ingannato. La prima partita, 60 minuti non più nelle gambe, come è giusto che sia, perché è l'inizio del campionato. Che vuol dire questa squadra? Voglio dire, cominciare a dimondare, ma non facciamo sempre i poeti. Il Pescara sta giocando come giocava l'altro anno. Ieri in Napoli, se beccava 3 gol, non era successo niente, perché un miracolo l'ha fatto il portiere del Napoli sul 2-0. Dopo c'è stato... È un'ammonizione grave, va al giornalista che ha dato 4,5 a Coda, perché Coda, finché non ha fatto quel svarione, che può succedere, stava giocando benissimo, ha annullato Gabbiadini. Ah, perché bisogna sempre... Ma Antonio, tutto questo è stato detto però in studio, Sì, ma io non sto criticando, alcuni signori che stanno là... Pescara deve andare così, ha cominciato bene. Signori che stanno là, sembra che siamo in 100.000, siamo in 5-6, Antonio, con chi ce l'abbiamo? Perché tanto parliamo di calcio e non c'è niente da nascondere. Se hai qualche signore, questo signore, come si chiama? Clinco? Ah, con Riccardo. Vi potete chiarire, sir. Sì, vabbè, ma non è che sto criticando, sto dicendo che... mi sembra un po' troppo forzato quello che dici. Secondo me questi sono ragazzi che sono abituati, pure l'altro anno giocavano nella stessa maniera, e calcolando che non ci abbiamo adesso, abbiamo preso un terminale, una punta. Ieri Caprera ha fatto il centravanti, diciamo così, e dobbiamo pure noi non gli dobbiamo, ecco, anche Davide ti dice non sminuire la nostra impresa. Riccardo, vuoi chiarire il concetto, altrimenti passi per quello che non ha visto un buon Pescara, no? Ma io, Antonio, ma... puoi stare in linea così Riccardo ti chiarisce il pensiero. Allora, io il mio pensiero, ho detto che io ho visto un buon Pescara il primo tempo e un Pescara secondo me da rivedere il secondo tempo, ma al di là dell'infortunio di Coda che può starci, anche perché il terreno era sabbioso, e per carità, io quello che voglio dire è che dobbiamo rimanere coi piedi per terra, non dobbiamo farci trarre in inganno. Mi perdoni, faccio tra l'idea da un primo tempo bello, ma io però non è che perché ho fatto un primo tempo bello penso di essere il Barcellona, sto coi piedi per terra e il campionato è lungo e cerco di puntellare la squadra comunque con qualche altro giocatore, magari con esperienza, perché il nostro obiettivo rimane la salvezza. Forse devi sorridere di più, in modo che lo dici con il sorriso, ecco. Antonio, va bene? Ma questo è un bello metto. Sì, va bene tutto, però come lo ripeto, Coda ha preso oggi sul Corriere su 4,5. Ma questo è un errore. Non è un errore, è una demenza, perché è un giocatore che ha giocato bene, solo perché può capitare di fare un errore. Ma io concordo con lei sul giocatore, ma nessuno, non si parlava del giocatore singolo, si parlava della complessità di una squadra. Cioè qui bisogna vedere se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Lo vediamo tutti mezzo pieno. Io ho semplicemente detto è la prima di campionato, e la prima di campionato comunque siamo al 22 di agosto, non è il campionato, ci sono sempre delle partite abbastanza particolari, non ci facciamo, posso dire, entusiasmare da un primo tempo, anche perché la partita però, scusami Riccardo, questo è un primo tempo che entusiasma. Sì. Cioè, tu puoi pensare in un'altra maniera. A me il primo tempo di ieri è entusiasmato e mi lascio ottimista per il futuro. Però ognuno poi la vede in maniera diversa. Zambano e l'altro, come si chiama? Benalì. Ma che scherziamo? Va bene. Allora, va bene, grazie. Allora, la frase più bella chiedeva un tifoso, qual è secondo te? È logico che dobbiamo dire che non bisogna montarsi la testa, però è partito benissimo, che vogliamo dire? Che non è partito bene. Siamo d'accordo con te, Antonio, grazie. Ciao, grazie. Amico, ciao. La frase più bella, qual è secondo te, Riccardo? Sicuramente la prestazione di Benalì. Parlo in generale. Qual è la frase più bella? Non ho visto. Qual è la frase più bella nella vita? Ti amo. No, è per stare in vantaggio. Pubblicità, tra poco. Intravisto, ti amo. Ma per stare in vantaggio, un brasiliano. Ah, non l'avevo visto. Siamo un po' lenti.
Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Torniamo in diretta, sono le 21:48 minuti, intanto per la trasferta di Reggio Emilia in programma domenica sera al Mapei Stadium alle ore 20:45. C'è questa novità, i tifosi ospiti residenti nelle regioni diverse dall'Abruzzo potranno acquistare il biglietto di Curva Nord anche se sprovvisti di tessera del tifoso. Ricordo però soltanto per i tifosi residenti in regioni diverse dall'Abruzzo. Il costo è di 20 euro più prevendita. Per quanto riguarda il mercato, la nostra redazione sta ancora lavorando su una notizia che potrebbe essere molto molto importante, la daremo tra qualche istante. Intanto ricordo per chi non ci ha seguito dall'inizio che oggi è stato ufficializzato l'acquisto di Baebek e di Simone Pepe, lo ha detto anche il presidente Sebastiani ieri in conferenza stampa. Andiamo a sentire il passo di questa intervista e poi cercheremo di darvi questa notizia che, ripeto, è molto importante per il mercato. Sentiamo il presidente Sebastiani. Assolutamente soddisfatto, come non essere soddisfatto di una prova così importante da parte di questi ragazzi che hanno fatto veramente una grandissima partita al cospetto di una grandissima squadra. Presidente, abbiamo rubato uno scatto fotografico in cui lei ha visto la partita con Simone Pepe. Simone Pepe è un nuovo giocatore del Pescara, quindi è un nuovo giocatore del Pescara ufficiale, Simone Pepe del Pescara è venuto a Pescara oggi pomeriggio, abbiamo fatto il contratto, domani farà le visite che saranno una formalità e poi si aggregherà alla squadra. Una partita che per 60 minuti, presidente, ha visto un Pescara esemplare al cospetto dei vice campioni d'Italia, Pescara che è riuscito a segnare, a costruire occasioni da rete e a non correre praticamente pericoli. Se alla vigilia le avessero detto di firmare per un pareggio, il presidente avrebbe firmato? Prima della partita avevo detto al mister che mi giocavo il 3-0 per noi, quindi avevo sbagliato di poco perché potevamo farlo il 3-0 già nel primo tempo, però al di là delle battute o delle cose, delle sensazioni personali, una partita così penso che sia da incorniciare perché è fatta da un gruppo di ragazzotti che, al cospetto di una squadra che è arrivata seconda in campionato, che si giocherà la Champions,
facendo veramente i 60 minuti, anche 65 ad altissimi livelli. Presidente, l'inizio è stato promettente, 2-2 contro il Napoli, sicuramente buono anche per l'entusiasmo. Secondo lei cosa manca a questa squadra? Arriverà Pepe? A proposito, col Napoli ha parlato di Grassi e situazione centravanti. Situazione centravanti, oggi è arrivato anche buyback da Parigi, sì. Quindi diciamo che siamo già a buon punto, perché poi noi parliamo sempre di quelli che mancano, ma a vedere una squadra così, poi dobbiamo pure capire dove li facciamo giocare quelli che arrivano, perché giocano in 11, abbiamo anche qualche giocatore fuori ancora, e quindi abbiamo Muric che è arrivato, che in questa settimana verrà tesserato. Abbiamo già tanti giocatori, dobbiamo fare quelli che servono, non per portare numero. Grassi ne ha parlato col Napoli oggi? Ma Grassi ne ho parlato già qualche giorno fa, su Grassi ci sono tante attenzioni di squadre anche più importanti del Pescara, il giocatore poi deciderà dove andare. Vedete, lo spot di questa sera serve anche a questo, no? Una partita così come questa, se oggi avessimo fatto una partita prendendo 5 gol dal Napoli, probabilmente anche i giocatori che devono venire a Pescara ci pensano 4 volte. Invece vedere una squadra così, che gioca molto bene, che ha giocato ad armi pari con il Napoli, probabilmente fa venire l'acquolina in bocca anche a chi deve venirci a Pescara. Davvero una bella atmosfera questa sera allo Stadio Adriatico. A proposito di pubblico, verrà riaperta la campagna abbonamenti? Ma questo lo vedremo, perché non dipende solo da noi, dobbiamo parlare anche con Ticket One e vedere che cosa si può fare. Però io penso che sicuramente se si potrà riaprire, la riapriremo per dare possibilità a chi magari non ha fatto in tempo, a chi ci ha ripensato, a chi magari a vedere questa partita gli è venuta anche voglia di venire allo stadio. Per tutta questa gente faremo in modo che ci sia la possibilità di riaprire la campagna. Allora, il presidente Sebastiani ha detto, l'avete sentito, la partita di ieri sera è stata anche uno spot per coloro che vorrebbero o potrebbero ancora venire qui a Pescara, e la notizia riguarda il probabile, perché non è ancora ufficiale. Nei giorni scorsi avevamo detto un po' tutti che c'era un giocatore che aveva firmato il contratto con il Pescara, era in attesa di liberarsi dello Sporting Lisbona. Alberto Aquilani domani potrebbe diventare bianco-azzurro a tutti gli effetti. Questa è una notizia che sta riempiendo di entusiasmo ovviamente la tifoseria, perché Aquilani potrebbe essere il pezzo pregiato del mercato. C'è Andrea Costantini che per tutta la giornata ha lavorato su questa notizia e domani mattina potrebbe essere ufficializzato. Ricordo che Aquilani ha già firmato il contratto con il Pescara per 2 anni e resterebbe solo in caso di salvezza quest'anno, perché non scenderebbe mai in Serie B. Alberto Aquilani, ex Milan, Juventus, Fiorentina, una gloriosa carriera alle spalle, doveva liberarsi dello Sporting Lisbona. Ecco, queste immagini sono relative appunto alla sua carriera, e ha trovato l'accordo con la sua società. Andrea, allora confermi quanto detto? Sì, beh, siamo da oggi al lavoro su questa notizia. Le nostre fonti anche in Portogallo, in particolare abbiamo parlato con alcuni agenti, ci hanno insomma riferito che è imminente questo passaggio, o meglio questo passaggio comunque propedeutico al suo approdo a Pescara, ovvero la risoluzione del suo contratto con lo Sporting di Lisbona, squadra con cui è tesserato. Una volta che sarà ufficializzato questo passaggio, dovrebbe avvenire già nelle prime ore di domani, Alberto Aquilani sarà un giocatore del Pescara. Cosa porterebbe a questo? Sa sì. Qualcosa di Grassi invece. Grassi, un altro giocatore sì. Che pare che però Aquilani, porterebbe, non porterebbe Grassi al Pescara. Beh, cioè, certo. O Aquilani o Grassi. Sì. A questo punto c'è stata confermata anche il presidente Sebastiani. La richiesta al Napoli di Grassi come alternativa eventualmente Aquilani. Aquilani sarebbe il colpo del mercato del Pescara. Come si è svincolato Grassi dal Napoli? Dopo problemi fisici avuti anni fa, nelle ultime stagioni ha giocato con regolarità, la bravura del giocatore è risaputa, l'integrità fisica pure, quindi penso che sarebbe, mettiamo ancora il condizionale, se vogliamo, è un super acquisto, sarà un super acquisto, aspettiamo Riccardo, ancora qualche ora. Riccardo, che ne pensi di questa operazione? È sicuramente uno di quei giocatori che, ribadisco il mio concetto di prima,
è uno di quei giocatori che servono per rimanere in Serie A, perché ha l'esperienza, perché in certe partite serve avere esperienza, serve non perdere la testa e serve soprattutto rimanere, come si dice, in campo e non... E questo è questo l'acquisto di qui. Volevo dire a lui che secondo il suo ragionamento di prima dovrebbe dire uguale, perché tanto tu hai basato sul gioco, invece vedi che il nome altisonante, il nome di esperienza ti dà più tranquillità. Tu prima hai detto che il gioco puoi avere se l'allenatore è bravo e i giocatori seguono l'allenatore. Aquilani sicuramente quel gioco viene meglio. Intendo dire che il gioco del Barcellona è un grandissimo gioco, ma il Barcellona c'ha Messi, hai capito? È lo stesso gioco, se lo fa una squadra un po' più scarsa, non ha i medesimi risultati. Il gioco è fondamentale, è importantissimo. Sì. Ti dico, quello che ti volevo dire, quelli che lo mettono, sì. Quello che ti volevo dire era, già rimaniamo i piedi per terra. Vediamo di più. Ma dipende da che vuoi fare. Tu hai fatto il paragone del Barcellona, dipende da che campionato vuoi fare, perché se vuoi fare il campionato d'alta classifica, bravo, allora siccome il Pescara si deve salvare, le premesse a differenza del passato ci sono. Tra l'altro ricordatevi, però potrei passare per presuntuoso e tutti i difetti del mondo ce li ho, ma quelli di essere presuntuoso pure no, proprio no, anzi pure un po' fessacchione. Detto questo, diciamo, allora ricordiamoci che l'anno della Serie A, quando siamo retrocessi in quel modo banale, alla fine del girone d'andata, con la vittoria sulla Fiorentina, il Pescara aveva 20-21 punti e si era discusso, compreso questo fesso che parla, per mesi, Stroppo è buono, Stroppo non è buono, quello è buono, quello non è buono, quello mi sembrava il giochetto di come si chiama. Quindi tu a me lo vieni a dire mantenere i piedi per terra. Io ti ho detto che lo so, come diceva quel telespettatore poco fa, che Sassuolo è più in forma del Napoli, che ha Sassuolo, che ha Reggio Emilia col Sassuolo, non è che sarà difficilissima, ma molto di più. Però oggi, il giorno dopo Pescara-Napoli, si parla di questa partita, ripeto, tu ne sei seduto, io faccio le capriole per la felicità. Io non ho parlato male del Pescara. Non ho detto che hai parlato male, Silvio. E poi ovvio che sto con i piedi per terra. Aquilani può fare la differenza? Boh. Sicuramente un giocatore come Aquilani è la cosiddetta ciliegina sulla testa. Bravo. È la qualità che cresce nel Pescara, non perché quelli che proprio. Cioè, abbiamo dei giocatori importanti anche per Pescara, però è quello che ti può far fare un passo diverso. Bravo. Luca, vuole andare controcorrente? Io 500.000-700.000 euro per Aquilani, con questo centrocampo li risparmio e prendo una punta che sulla carta, perché poi parliamo sempre della carta, mi garantisce in Serie A 10 gol. Poi magari i 10 gol li farà buyback, li farà Capra, però io quei soldi... A 600.000 euro nessuna punta prendi, che ti può garantire. Ma ce ne mettono altre 200, non lo so quando prenderà Borriello, che ieri ha fatto gol. Mi spieghi, Luca, stavo aspettando. Un asino in banchina, il Cagliari ha un asino in banchina, noi abbiamo un fenomeno. Sì. Pescara, ma per come gioca il Pescara? Mi dici? Magari Borriello no, prendi un altro. Ma i due che erano liberi, che ti davano determinate carte. Per come si gioca il Pescara? Mi dici Borriello e Mare, ma soprattutto Borriello che c'è, che noi non facciamo. C'è un problema di Odd, se lo voleva, se era uno dei nomi che si faceva, era d'accordo Odd. Era uno dei nomi che si faceva. Io invece credo che a noi servisse. Anche perché al centrocampo il Pescara ne ha tanti bravi. Tu prendi Aquilani, fortissimo, giocatore importante di carriera, di struttura, fisicamente importante, che ci vogliono anche centimetri in mezzo al campo, però poi togli Brugman, che ieri è stato uno dei migliori in campo, togli Penali, che ha fatto gol, Berre, che è illuminato. Aquilani tutto è fuorché un giocatore come Brugman, che gioca da centrale, di centrocampo, davanti alla difesa. Dove lo metti? Davanti, che Aquilani può giocare un po' dovunque, a centrocampo. Esatto, questo è anche vero. Cioè, comunque togli il giocatore in questo momento importante. Però in una squadra l'unica sono pecca, esordienti, l'unica un pecca è davanti. In Serie A un giocatore Alla fine di tutto il mio pensiero. Ci mancherebbe che non siamo contenti o felici di arrivare un giocatore come Aquilani. Però quell'investimento l'avrei fatto in un che se arriva Aquilani va via Verre. Anch'io. È un'ipotesi. Ho questo presentimento. Io ho lo stesso presentimento. Perché Verre è richiesto da più squadre, Pescara ci può guadagnare qualcosa. E ti dico la verità, io onestamente Verre è uno di quei giocatori. A questo punto verrebbe sostituito molto bene da Aquilani.
Vabbè, dobbiamo solo aspettare ancora 9 giorni, perché è inutile che diciamo partirà, vedi, non partirà. Io sono d'accordo sulla scelta di questo giovane francese al posto di Matre o di Boriello, perché io sono credo che se le aspettative sono quelle che poi è un giocatore che è frizzante, ha voglia di fare, deve muovere. Però poco fa hai detto ci serve gente di esperienza, adesso no, ti basta il buyback. Perdonami, no, ti ho detto di esperienza in difesa e a centrocampo. In attacco serve qualcuno che ha voglia di fare come era. Quindi la Padula non avresti accettato di buon grado l'arrivo di un Borriello? Onestamente di no, né Matri né Borriello. Ecco, questo studio però è uno spaccato di come si parla di calcio, perché uno la vede in un modo, l'altro è bello per questo, no? Uno la vede in un modo, l'uomo l'altro vuoi vedere che se Pescara prendeva Borriello a me non andava bene. Io ti ho detto, siccome giustamente lui è un giocatore che mi garantisce 10 gol, l'anno scorso l'hai preso e dove è andato, come è andato, le varie sfaccettature che c'è nel fare il mercato, no? Perché poi io do ragione a Cringo, perché Pescara non gioca sulle individualità dei giocatori, Pescara gioca sull'organizzazione, gioca di squadra. Secondo me Massimo, quindi un giocatore come Borriello fa gol a chiunque. È il gioco corale che mette, allora, un giocatore forte, è un giocatore, ma infatti è un'ipotesi, però poi diciamo è possibile che Buyback, però in carriera Buyback, se andiamo a vedere l'almanacco su Wikipedia, gol 3, gol 2, gol 4. Borriello qualche bisogna gol vedere quante partite ha giocato e dove ha giocato. Però poi c'è sempre comunque la scappatoia dei giocatori svincolati, ci sono tanti ottimi attaccanti svincolati, e se dovesse esserci bisogno di prendere un attaccante, può fare anche Caparri da falso 9, come l'ha fatto ieri, può fare 10-12, può fare Buyback, l'importante è che non si farli il cocco del capocannoniere della Serie B. Il calcio dipende da come si imposta la squadra. Il fuoriclasse del Pescara, lo ribadiamo, che magari così è in panchina e si chiama Otto. Quello è fuori classe, vero? È importante che lavori in sintonia con i suoi direttori e con la società, perché i discorsi che facciamo noi, volete che non se li facciano loro nelle quattro mura, nello scegliere il giocatore d'esperienza, poi alla fine con il risultato finale. Sarebbe una contraddizione dire Oddo è bravo e poi quello che vediamo noi Oddo non lo vede. Voglio dire, non scherziamo. Cioè, gli interpreti sono sempre importantissimi, però il gioco è secondo me determinante. Guardiamo l'Inter di Clinton, non la mia Inter. Che c'è uno squadrone l'Inter, ma non ha un gioco, ed ecco perché già l'anno scorso. E quando i tifosi perdeva, scrivono, attenzione al Sassuolo, hanno ragione, perché il Sassuolo ha un'organizzazione di una gioco. Sì, ma io infatti sono. Anche se c'hai degli interpreti bravi, è difficile che arrivi al risultato. Ma io sono pienamente d'accordo con te, sto dicendo che l'organizzazione del gioco è fondamentale e chapeau a Oddo per quello che fa. Sto dicendo che in quel gioco, se poi gli aumenti anche un po' di esperienza e non sei magari sfrontato in alcune partite, sicuramente può servire. Ti ripeto, una giornata è troppo poco, c'è il Sassuolo. Senti, Pepe, come lo vedi in questo contesto? Ma guarda, sicuramente sarà un giocatore di esperienza più che altro per tenere, come diciamo, lo spogliatoio. È un giocatore che non gioca da diverso tempo, è un giocatore che, per carità, integro, sarei qua, sarei contentissimo, perché è un giocatore, giocato nella Juventus, cioè un giocatore di categoria assoluta, tanto che non lo si vede, quindi non... Cioè questo, scusami, c'è questo messaggio che non so se è ironico oppure non vi illudete, ci sono piazze come Taranto, Catanzaro, Catania o Samba in categorie inferiori, il Pescara retrocederà già a gennaio, ieri solo tifosi occasionali, dovreste essere anche contenti. Max da Rapino, ma credo che sia ironico, altrimenti è un gufo, altrimenti è un gufo. È un po' frustrato, che dice. Però crediamo, crediamo che sia ironico, è rivolto forse a piazze che stanno in sofferenza e quindi... Potrebbe, mi auguro che sia così. Tu, Francesco, come l'interpreti? L'interpreto al contrario, cioè proprio tuo, negativo. Spero di sbagliare, però. Vabbè, ma poi l'hai detto prima tu: nel calcio in due persone non le metti d'accordo. Certo, immagina un'intera piazza, un'intera tifoseria, migliaia di persone. Prima l'altro messaggio, attenzione al Sassuolo. E chi dice questo il è contrario? Vero, questo è vero. È ovvio che Sassuolo, attenzione al Sassuolo. Ieri ha vinto benissimo a Palermo, ha fatto 3 gol alla Stella Rossa di Belgrado. Sappiamo come gioca, che il Sassuolo gioca bene. È un'altra squadra, però ripeto. Che...
che riesce a fare quello che fa per merito dell'allenatore. Sì. Però se vedi, no, come uomini non è un, ad esempio, ha anticipato un po' la preparazione, non ha fatto molto. Tra poco parleremo di questa partita, l'altra fascia pubblicitaria e poi ancora in studio. Ecco, queste immagini sono relative proprio al Sassuolo che ha vinto a Palermo. Poi sentiremo anche Eusebio Di Francesco con la sua squadra che sta rendendo. È vero che ha avuto una partenza accelerata proprio in virtù dell'Europa League da conquistare, quindi la preparazione è stata accentuata sotto questo aspetto. Pubblicità, tra poco. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Sono le 21:11, allora ripetiamo la notizia più importante della serata che riguarda Alberto Aquilani, che sembrerebbe essersi liberato di questo contratto allo Sporting Lisbona e domani mattina potrebbe essere ufficialmente un altro acquisto del Pescara. La notizia da oggi pomeriggio è stata confermata anche da fonti portoghesi, quindi Aquilani, che aveva già firmato il contratto con il Pescara, doveva solo liberarsi di questa clausola e sarebbe il grande colpo del mercato bianco-azzurro. Insomma, tutti ovviamente gli obiettivi sono rivolti alla partita di domenica contro il Sassuolo. Ricordo che il Sassuolo giocherà giovedì la gara di ritorno a Belgrado, parte dal 3-0 dell'andata. Si vociferava anche il rinvio a lunedì, invece è stata scartata questa ipotesi proprio perché ci saranno gli impegni della nazionale la prossima settimana, quindi confermato l'orario di domenica. Andiamo a sentire Eusebio Di Francesco dopo la partita di Palermo, poi parleremo di Sassuolo Pescara e anche di Bebek, che secondo Francesco farà il primo gol Omanai, è detto a Mbappé. Segna il gol della vittoria 2-1. Andiamo a sentire l'altro Di Francesco. Eusebio.
Io posso fare i complimenti alla mia squadra e noi stiamo lavorando da diverso tempo, perché noi abbiamo giocato giovedì anche, non me lo dimenticate, per quello magari gli altri erano più freschi di noi dal punto di vista delle energie nervose. Noi siamo stati bravi a entrare subito in partita come volevo io, mentalmente l'approccio è stato ottimo. Il Palermo è una squadra che giocava con un 3-4-3, ha fatto un po' fatica a venirci a prendere sia il mediano che uno dei centrali, e noi avevamo facilitati a giocare, però ha combattuto per 90 minuti, io penso che quello principalmente vuole la gente. Buonasera, è un Berardi incontenibile, fa piacere per un tecnico vedere un processo di crescita così di un giocatore che sia sotto mano da tempo? Ma io l'ho preso che era in primavera, per quello per me è un figlioccio, no? Sotto tutti i punti di vista, vederlo maturo in questo modo, anche negli atteggiamenti. A volte lui sbagliava in qualcosa, in questo momento sta crescendo tantissimo e deve continuare, però. Sono convinto che può fare ancora meglio, perché ha avuto diverse chance in cui poteva anche lui essere un pochino più lucido sotto porta. I gol ne fa, ne potrebbe fare ancora altri perché ce l'ha proprio come qualità. Preso una certa continuità sotto il profilo realizzativo, è importante allora. Sì, nasce dal fatto che l'anno precedente non aveva fatto il ritiro perché era stato a fare gli europei con l'Under 21 e ha avuto un infortunio. Quest'anno è partito dal ritiro con noi, si è allenato non bene, di più. Diciamo che ha tirato un po' il gruppo e si vedono i risultati. Tutto nasce dal lavoro, dalla quotidianità, dalla disponibilità sua nei confronti sia miei che dei compagni di squadra. Torniamo in diretta, dunque sfida tra i due pescaresi, Massimo Oddo e Eusebio Di Francesco. Paolo, due allenatori che hanno vinto due campionati. Hanno vinto due campionati, Francesco quello di Serie C. Sanno giocare bene le loro squadre. Quindi sono vicini come idee, sono simili. Chi ti piace di più, Francesco? Fanno giocare bene le loro squadre, poi molto dipende anche dai giocatori che hai. Eusebio l'abbiamo visto, il Sassuolo l'abbiamo visto in televisione, il Pescara lo vediamo dal vivo, l'abbiamo visto per un'intera stagione. Eusebio ha vinto il campionato di Serie C, Oddo ha vinto quello di B. E poi disputò anche un buon campionato di B. Esatto, è difficile fare il Luca, che ricordo hai di Eusebio Di Sono due bravi allenatori, questo di un è grande certo. Di un grande lavoratore, di un tecnico intelligente, preparato, che si applicava tantissimo, un martello. Gioca in maniera diversa, certo. Oddo è un modulo diverso, Di Francesco 4-3-3, stile Zeman, con l'intelligenza di chi si copre anche dietro. È un ostacolo estremamente difficile quello di domenica prossima, anche perché loro sono in forma, sono reduci da una preparazione anticipata per il preliminare di Europa League, quindi sono avanti, ma la brillantezza comunque mostrata in 60 minuti ieri alimenta comunque la fiducia. Francesco sta leggendo i messaggi, proprio un messaggio precedente ci ricorda che quello là non ci vede. L'anno scorso, quando dopo Otto, le 5 sconfitte, c'era chi diceva: è sicuro che Otto no, volevano l'esonero. Ma io faccio comunque. Dove stanno adesso quelli? Ma non lo so, ma questa è la conferma quanto ho detto prima. Ricordiamoci che abbiamo combinato tutti quanti, dal primo all'ultimo, purtroppo compresa la società, perché quando le cose si indovinano, uno dà il giusto merito. Ma insomma, l'anno della Serie A, gennaio, fu fatto di tutto. Dove eravamo tutti quanti? Pescara alla sosta aveva, mi ricordavo lui, 21 punti dopo la vittoria con la però quest'anno è tutto diverso. No, è ovvio che quest'anno è ovvio che è tutto diverso. Il solo fatto che c'hai l'allenatore dello scorso anno, che c'hai l'organico dello scorso anno, con i miglioramenti che ci auguriamo tutti si vedranno strada facendo, è ovvio. Quindi, che tutto come diverso. Dice il tifoso, anche, sei convinto che non ci saranno figuracce quest'anno? Figuracce ci possono dietro, strutturata. Sì, ma poi è una società che ha fatto tesoro degli errori del passato. In Serie A, dopo che ha fatto quattro anni di coesione tra di loro, cioè quindi una società diversa, che ha esperienza, che è forte, che sa. È maturata anche il presidente, sono maturati tutti, cioè maturati non dire a livello di esperienza. Maturata anche la piazza a Pescara negli ultimi anni. È maturata anche la piazza. Il tifoso chiedeva: non faremo figuracce. Bisogna vedere figuracce, non come singola partita, come
come stagione, no, come stagione sono convinto, ecco, sotto di no. Come singola partita e poi peccare con chiunque in Serie A, la partita che prendi 3-4 gol, secondo me questa è una squadra che ha tanto giudizio tattico che non si dovrebbe verificare, però poi nel calcio può succedere di tutto, insomma. Luca, è convinto di questo? Assolutamente sì, Pescara non potrà mai far, non far, magari si soffrirà fino alla fine, ma la garanzia di un è completamente diverso da 4 anni fa, dai. Dalla panchina, la squadra, la società, l'ambiente, c'è stato un salto di qualità. Non ne vedo neanche una. Siete tutti d'accordo? Il solo fatto che l'allenatore è rimasto e la squadra, la maggior parte, quella dello scorso anno, sono stati confermati. Il più bravo, giustamente diceva quest'estate Oddo, avremmo confermato anche la Padula, mi avrebbe fatto piacere, però di fronte alla possibilità e a quella offerta lì, che fai? La Padula va al Milan, poi hai tenuto il blocco, gli ha detto male con l'infortunio. E allora ti rifaccio, non vuole essere una provocazione, no, ma tanto mi provochi sempre. Perché allora c'è il timore che qualcuno possa illudersi? Perché la Serie A è la Serie A, perché tu incontri squadre che è strutturata in maniera diversa, ma però se uno ha fiducia, anche così con questa per squadra. Capire, squadre più ricche, per farti capire cosa vuol dire, squadre più ricche che hanno delle potenzialità diverse dalle hanno tue. Obiettivi diversi, qui parliamo sempre di salvezza, a meno che tu non punti all'Europa League. Io ti spiego, io volevo dirlo, l'anno scorso il Carpi, ci sono delle partite che ha fatto delle partite... ha giocato molto bene, erano tutti dicevano il Carpi gioca bene e il Carpi non si è salvato, per quello che io continuo a dire rimaniamo, e tra l'altro confermate che il Carpi il blocco dell'anno che precedente che mandò via Castori e poi lo richiamò, infatti e quello che ti dico, abbiamo fatto una bella prestazione, forse se non l'avessi mandato ma io, su questa bella Castori prestazione non, non dobbiamo gongolarci, dobbiamo dire ok, sappiamo che se giochiamo a pallone palla a terra di prima come ha giocato per 60 minuti facciamo male a tutti, perché facciamo male, perché siamo bravi, però stiamo dicendo tutto. Io voglio stare con i piedi per terra, perché io voglio, il mio obiettivo è salvarmi. Datemi un po' di attacco, che ci devo attaccare per te, ci stiamo tutti. Io se non lo vuoi capire, tu lo stai facendo apposta in modo che sempre che litighiamo e chi se ne frega, facciamo io che litighiamo. Io sono d'accordo con te, tutti con i piedi per terra, però oggi lunedì 22 agosto, il giorno dopo la partita di ieri, è il giorno dell'esaltazione, è il giorno per essere contenti, è il giorno per sognare tra virgolette, è il giorno per fare tutto quello che non vuoi fare magari in altre, dopo altre partite, punto e a capo. Clinto dice una cosa giusta, però è una cosa che dice tutta Pescara, tutti siamo convinti che deve rimanere coi piedi per terra. Beh, ovvio. Quindi quando lo dice lui è superfluo, perché è così. Uno di buon senso rimane coi piedi per terra, uno che non ha equilibrio si esalta e va a finire. Quindi non si può parlare oltre la salvezza, no? No. Oggi sono d'accordo. Ma perché io credo che se rimane questo allenatore con le sue idee. E come se rimane quest'anno? No, scusami, non quest'anno, sto parlando. No, noi parliamo di quest'anno. E riesci a costruire qualcosa come ha fatto il Sassuolo, base Sassuolo, cioè ti tieni gli uomini e puntelli con giocatori importanti di anno in anno, puoi. Questo è un po' più difficile. È più difficile, sai che... ma Pescara è una piazza che ha tutta questa potenzialità, allo stadio, alla società, ai tifosi, a tutto, per poterci provare a fare qualcosa in più della salvezza. Sicuramente quest'anno abbiamo un obiettivo che è la salvezza, che ci porterebbe dentro una marea, tra l'altro, di quattrini, una marea di, cambierebbe veramente tutto, perché l'obiettivo è salvarsi, soprattutto a livello economico. Chiaro, ti salvi l'anno prossimo, puntelli, allora sì che ti posso dire possiamo guardare avanti. Per il momento dobbiamo rimanere sempre con Otto. Assolutamente bravo. Assolutamente. È stato il primo punto che ho detto, perché perdonami, termino. Noi abbiamo sempre fatto l'errore dell'allenatore, non dell'allenatore, ma di prendere sempre l'allenatore e di costruire la squadra ogni volta. Questa volta abbiamo mantenuto un blocco, io dico, lo puntelliamo con qualcuno d'esperienza, ci salviamo, adesso ci salviamo facile, l'anno prossimo mettiamo qualcosa e andiamo avanti, perché io voglio andare avanti, non voglio solo la salvezza. È fondamentale salvarsi per aprire un ciclo, quello che purtroppo non è stato possibile fare negli anni passati. Allora, Baybeck e Manai, due attaccanti dalle caratteristiche diverse, no Luca?
Sulla carta sì, Baebek è più un esterno, ma non è un riferimento centrale. Oddo dice che può fare anche il centrale, lo vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Non abbiamo parlato di Cristante. Il spettatore chiede quando si avrà la certezza che si gioca con il Sassuolo domenica. Credo che già ci sia. È ufficiale che si gioca domenica. Cristante è un grandissimo acquisto. Ma io in questo momento il mercato del Pescara fatto, secondo me, va diviso. Merita un 9 perché sono stati confermati tutti quelli dell'anno scorso che voleva Oddo, tranne la Padura, come era giusto che sia. Un 7,5, un 8 perché sono arrivati giocatori funzionali e di qualità. Mi vengono in mente Cristante, Biraghi, lo stesso Bizzarri. Un Jomberg anche. Jomberg al centro della difesa. Un 9 se arriva anche un centravanti forte. Ecco. Questo con un centravanti forte per il mercato del Pescara da 9 per quelle che sono le possibilità. Anche se arriva solo Aquilani. 8 con Aquilani solo con no, io vorrei qui scherziamo, qui stiamo parlando di un campione, è un fenomeno, cioè, però grazie, ma voi però no, io non va bene Aquilani, ma va bene, ma che scherziamo, ma magari, com'era Campagnaro l'anno scorso, ricordi l'arrivo di Campagnaro a l'obiettivo della stagione, a proposito, a proposito di mercato, ma voi siete proprio sicuri che nell'ultimo giorno, nell'ultima ora arriva di mercato Cifronti non possa scapparci il colpo a sorpresa clamoroso, certo, come in passato e anche sì, a Camillo, perché nell'ultimo giorno non abbiamo detto possono succedere tante cose, quest'anno ci sono le liste, ci sono tante variabili. Mai come questa volta ha tenuto un po' segreti gli acquisti, perché negli ultimi giorni i Muric, Pepe, come si chiama? Aquilani. Cioè, questi nomi non si erano fatti fino a 3-4 giorni. E poi questa storia di La Padula, sì, è vero che è difficilissima, ma non è un'ipotesi assurda. Neanche quello è un'ipotesi assurda. Quindi il fatto di tenere un po' segreta anche questa situazione è stato un po' intelligente. Guardate prendo uno spunto dall'ultimo messaggio di un tifoso. È vero che 5 difensori centrali per 2 ruoli sono più che sufficienti, però attenzione, questi 5, uno è Campagnaro, al quale tutti preghiamo la salute. Finiamo a leggere quello? No. A Campagnaro, a quale tutti preghiamo la salute, però Campagnaro deve assicurare le sue 15 partite. Perfetto. Diciamo. Coda mi sembra uno e mi piange il cuore perché ieri mi è piaciuto tantissimo, ma deve essere uno sfortunato che non finisce mai, perché mo si è fatto male l'altra volta, mi diceva Paolo, praticamente qui al costato dove si era fatto male l'anno scorso. Fornasier non se ne parla per adesso, insomma rientrerà dopo la sosta. Capito? Guarda un po', a oggi io ne ho 3 su 5 fuori ruolo, ossia io vado a Sassuolo con Zuparic e Bjomberg, benissimo, mi danno garanzie. E dietro? Come dietro? Dai, c'è Biraghi che può essere adattato centralmente. Se ci stanno queste altre soluzioni. Qui parliamo di una situazione. Ci abbiamo Vitturini, giusto? Abbiamo il ragazzo. Abbiamo il ragazzo che sia da terzino che da difensore centrale. Allora, tra di voi chi è il più ottimista di tutti? Lo vogliamo dire alla prima giornata di campionato, poi lo risentiremo. Da 1 a 10 quanto sei ottimista? Se mi dici di fare un pronostico. No, ottimista sulla stagione. Sono ottimista da 1 a 10. Da 1 a 10. Al 7%. 7 allora. 7. Luca? 7,5. 7,5 Paolo? 7,5. 7,5 Francesco? 9. 9 Riccardo? A quale obiettivo parliamo? Sei ottimista? Sempre la salvezza. Sempre per la salvezza. 7,5-8. Certo. Ah, perché tu punti a qualcos'altro? Ma io ci vorrei, a me piace guardare un po' avanti. Io voglio rimanere con i piedi per terra perché voglio. In Europa vuoi andare? Beh, a me piacerebbe tanto vedere qua. È uno dei miei sogni è vedere il Pescara in Europa. Sai, perché lo dico da sempre, io credo molto in quella società e credo che ne abbiamo la potenzialità per farlo, e quindi per quello che dico stiamo tranquilli, mi ha fatto un buon primo tempo, andiamo avanti piano piano e poi qualcuno sottolineava ancora il fatto della campagna abbonamenti, non è ancora sicuro, intanto il problema si ripropone per la prossima gara con l'Inter dopo la sosta, dove ci auguriamo che possano cambiare delle situazioni anche a livello di organizzazione dopo la prima partita di Serie A. Prendendo spunto da un altro messaggio di un tifoso,
mi piacerebbe poter seguire tra domani e poi domani tramite i social, insomma la tecnologia di Andrea Costantini e compagni, che cosa stanno dicendo e pensando a Bergamo, a Empoli, a Udine. Bravo. A Udine, non lo dire. A Milano, a Crotone, a Milano. E a Palermo. Attenzione, a Milano, che incinto il Crotone, parliamo di piazze che stanno in Serie A. Cos'è questa, Andrea? No, siccome Francesco parla di social, noi ora possiamo mettere in sovrimpressione una raffica di dichiarazioni social di giocatori del Pescara. Infatti, Biraghi, bravo, sentiamo Andrea, sentiamo. Grande partita. Grande partita contro una squadra fortissima, grazie al supporto dei tifosi e Forza Pescara, lo scrive un nuovo come Cristiano Biraghi. Vediamo gli altri, Gianluca Caprari, c'è un po' di rammarico per il risultato finale, ma abbiamo fatto una grande prestazione. Avanti ancora, Valerio Verre, partita di cuore, sudore e sacrificio, una squadra forte, ma soprattutto un gruppo fantastico. Continuiamo così, siamo sulla strada giusta, vamos Delfino, quasi a voler scacciare voci che lo vogliono in partenza. Avanti ancora con l'ausilio di Maurizio, Francesco Zampano, la prima in Serie A, non si scorda mai, partita giocata alla pari con una delle squadre più importanti del campionato, buon inizio, continuiamo così. E poi dovrebbe esserci il tecnico Massimo Oddo, orgoglioso dei miei ragazzi, ottima prestazione, di qualità, prima di sofferenza e organizzata poi. Tutti i messaggi che mi piacciono, quindi benissimo. Quello di Oddo 3519, benissimo. Poi gli altri non gliene frega niente, a me mi piace. Secondo voi cosa succederà invece negli ultimi 9 giorni di calciomercato, Silvio? Ci sarà qualche altra sorpresa secondo me. Sorpresa positiva o negativa? Positiva, a meno che però, come detto prima, non vada via Verre, perché allora insomma si perderebbe qualcosa, però arrivando a Aquilani il centrocampo sarebbe sicuramente... Anche migliorato, sicuramente, però qualche cosa me l'aspetto. Ma via Verre arriva un'altra punta, sì. Perché le sorprese non finiscono mai per Sebastiani in questi ultimi giorni. Sì. Potrebbe arrivare qualche altro. Va bene, Riccardo, cosa succederà? Credo che prenderemo un forte centrale difensivo, perché questo infortunio di coda, secondo me, la società, come lo vediamo noi, lo vedono anche loro. Credo che l'obiettivo sicuramente è la punta, ma anche uno forte dietro. Considerando che il ragazzo che ha giocato ieri ha giocato molto bene, però. Chi? Jomberg ha giocato molto bene. Però, Paolo? Però non basta. Ma io credo che sicuramente arriverà un altro centrale, perché tra l'altro il Pescara aveva quasi preso Gaston Silva qualche giorno fa, quindi l'obiettivo è comunque quello di rinforzare la batteria di centrali. Arriverà un centrocampista che dovrebbe essere Matri, e arriverà, sono d'accordo con Luca, centrocampista arriva... non Matri, Aquilani, scusa, mi stavo pensando a Matri, perché volevo dire che sono d'accordo con Luca, credo arriverà anche un attaccante probabilmente nell'ultimo giorno di mercato. Ecco, il tifoso dice, suderemo le 7 camicie, siamo imbottiti, dei buttanti, calma. Gli inserimenti di Pepe e Aquilani, se verrà ufficializzato quello di Aquilani, sono proprio a dare un inserimenti po' proprio per dare, squadra, per dare sostegno a tutti questi giovani, per dare esperienza. Sì, Pepe l'anno scorso non ha fatto il titolare, ma tutte le volte che è entrato nel Chievo Verona ha dato il suo contributo. Pepe l'anno scorso ha fatto 22 partite e 3 gol con il Chievo. Non giocando più da esterno di fascia, ma giocando prevalentemente a centrocampo nella parte centrale. Ed è tanto importante che si è partiti con il piede giusto, si è partiti assolutamente ma con il piede giusto, cioè con giocando grande... bene, dando continuità a tutto quello che abbiamo visto e per che sia stagione. Una stagione ricca di soddisfazioni, così come sarà ricca di soddisfazioni anche la stagione televisiva di Replay, che vi riserverà grosse sorprese probabilmente già da lunedì prossimo. Tutti a Sassuolo, si gioca domenica alle 20:45. Grazie a Silvio Salone, grazie a Luca Pennese, a Riccardo Clinco, a Paolo Renzetti che sarà al Mapei di Reggio Emilia, a Francesco Di Francesca, anche lui sarà a Reggio Emilia. Ringrazio Gaetano e Andrea Costantini dalla regia. Mi raccomando, Andrea, speriamo che arrivi a Aquilani, altrimenti potranno dire... Lo andiamo a prendere in Portogallo, Enrico. Esatto. Grazie a Maurizio da qui, ci rivedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto.
Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.